Francesco passerà proprio davanti la chiesa di Sant'Antonio di Savena, dopo aver fatto l'ingresso nella città dall'hub di Via Mattei. Condividerà il percorso dei tanti migranti che arrivano a Bologna con un sogno. Alcuni di loro vivono ora nella comunità della Casa Canonica. Comel è approdata nella parrocchia della prima periferia bolognese dopo 2 mesi in un container dal Pakistan fino a Brindisi. Lei, insieme a ragazzi, famiglie straniere e Rom, aspetterà il passaggio del Papa solo per salutarlo. Bisogna partire dalla periferia per comprendere appieno l'attesa per il pontefice a Bologna. Credo che sia già non poco la sua presenza. Il venire in mezzo a noi, dal modo che lui vive ed esprime il Vangelo, ci aiuta già a continuare o a realizzare o a intraprendere anche strade nuove in rapporto proprio agli ultimi e a chi è ai bordi della vita e della società. Se è la città laica e sazia che vivrà domani 8 ore con Francesco, è la Bologna degli ultimi la più grata per una visita che genera speranza. Nella mensa di Santa Caterina, dove arrivano gli scarti di una crisi economica ormai quasi alle spalle, si serve la cena, ma si aspetta Francesco. Un Papa vicino alle necessità delle persone. Lo sentiamo non solo grande pastore, ma veramente sentiamo che ha l'odore di noi pecore addosso. È un giusto, ecco, diciamo che è uno giusto. Angelo, da 2 anni ospite fisso della mensa gestita dalla diocesi, domani sarà alla tavola di Francesco, in quella San Petronio, simbolo della città trasformata dai tavoli bianchi in un gigantesco refettorio. 970 persone, diverse solitudini e povertà accanto al Papa. Un segno potente per una città che forse deve recuperare la sua identità fatta di accoglienza e solidarietà. Bologna vive la difficoltà di tutta l'Europa. E vive la tentazione di chiudersi, di conservarsi, perché in fondo nelle difficoltà, in situazioni di emergenza è quello che istintivamente siamo portati a compiere, ma ci fa del male. Piazza Grande, cantata da Dalla e riempita dalla voce di Gianni Morandi, sarà il teatro dell'incontro tra Francesco e l'anima della città. Prima della celebrazione eucaristica allo stadio Dall'Ara, l'impatto con l'altra Bologna, colta e rossa, oggi bisognosa di conferme. Abbiamo bisogno di guardare con speranza al futuro, abbiamo bisogno di essere accoglienti e di integrarci e di lavorare insieme per una convivenza possibile.